Ciao ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale. Per chi non mi conosce, io sono Alfredo, appassionato di droni e tecnologia a 360 gradi. Nel video di oggi andiamo a vedere il DJI Mini 2, andiamo a vedere come si comporta dopo l'aggiornamento sia del software del drone sia dell'app DJI Fly, che è arrivata la versione 1.4.4 anche per i dispositivi Android. Quindi noi androidiani questa volta siamo stati considerati. Però, visto che in rete ci sono video dove ci sono dei malfunzionamenti con il DJI Mini 2, vediamo se sono casi isolati oppure magari qualcosa non era andato bene a buon fine durante l'aggiornamento. Facciamo il nostro test anche noi qui di Freddytech. Quindi, prima di iniziare, come al solito, vi chiedo un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Io direi basta parlare e iniziamo. Take off. Eccoci qua ragazzi, io purtroppo cerco di darvi le migliori riprese possibili e l'audio possibile, ma sto da solo, quindi questo è quello che riesco a fare. Spero lo apprezziate e se vi piacciono i miei video lasciate subito un bel like. Ok, adesso andiamo a vedere qui il firmware. Come vedete, firmware del drone 01.03.000, ok. Poi database Fly Safe è aggiornato e in più la versione dell'app 1.4.4. Se non sapete come aggiornare l'applicazione, non vi preoccupate, perché ho registrato un video che vi farò vedere alla fine di questo video, scusate il gioco di parole, che vi aiuterà e vi farà capire come aggiornare, visto che l'app DJI Fly non è più disponibile purtroppo direttamente dallo store Play Store di Google per i dispositivi Android, perché è la solita discussione, la solita diatriba tra Cina e America, per semplificare le cose. Detto questo, andiamo a vedere questo drone in volo. Facciamo una prova del gimbal. Prima di tutto il gimbal risponde ai comandi, ok, ottimo. L'orizzonte è dritto nonostante lo abbia acceso il drone sopra la borsa, quindi nessun landing pad, nessuna superficie livellata, quindi ottimo. Risponde anche bene ai comandi, come potete vedere. Vedete? Indietro, va indietro. Diamo un po' di gas o throttle e va su e va giù. Risponde benissimo ai comandi, quindi nel mio caso non ho riscontrato problemi. Vediamo la rotazione, il drone reagisce abbastanza bene anche con movimenti repentini, molto reattivo. Vediamo in modalità sport se reagisce, in modalità sport sì, modalità sport va. Vediamo in cine smooth se rallenta, sì, come potete vedere ho tutto lo stick destro al massimo sia in avanti che indietro ed è rallentato, ok, perfetto. Adesso che cosa ci rimane da fare? Ci rimane da fare un test video. Sfruttiamo questa golden hour e vediamo che cosa viene fuori. Siccome non ho un telefono performante, scusatemi, non posso avviare la doppia registrazione, ovvero registrazione dello schermo, registrazione con il drone, altrimenti si vede tutto un po' a scatti. Scusate, mi stavo dimenticando, come potete vedere il ritorno video è in tempo reale, non c'è nessun lag. Adesso mandiamolo lontano, così vediamo se allontanandolo abbiamo della latenza video. Anche qui mi sembra essere tutto ok. Guardate quanto è bella grotta a mare. Oddio, questa è una parte di grotta a mare, ma lo so, vi faccio vedere sempre questi posti, ma non vi preoccupate perché ve ne farò vedere di altri a breve. Il segnale del radiocomando è abbastanza buono, abbiamo 4 tacche, ottimo. Quindi problemi per ora non ne ho riscontrati di nessun tipo. Adesso andiamo con la registrazione video, vediamo dopo se qualcosa cambia. Thank you.
compromesso, ragazzi. Se non riuscite a scaricare l'app, non la vedete nel Play Store, è il solito problema per noi che abbiamo Android. Comunque non vi preoccupate, perché basta che andate sul sito dji.com dal vostro smartphone, andate nella sezione download e scaricate l'app DJI Fly. Ok, una volta avete scaricato l'app, la installate e state a posto. Se puta caso sul sito non è disponibile la versione aggiornata, non vi preoccupate, perché appena avete installato l'applicazione e la lanciate, come potete vedere dalle immagini, vi arriva un pop-up che vi dice di aggiornare semplicemente l'applicazione. Voi fate aggiorna, poi vi arriverà alla fine del download un secondo pop-up che vi chiederà di installare, voi installate e vi ritrovate l'applicazione aggiornata. Molto semplice. Ok ragazzi, che dire, il drone va alla grande, a me non ha dato problemi. Se a voi dà qualche problema, scrivete qui sotto nei commenti. Più voci abbiamo in capitolo, meglio è, almeno cerchiamo di vedere se ci sono particolari condizioni per il quale questo nuovo aggiornamento non funziona. Magari con alcuni dispositivi, ovviamente Android può creare problemi, con altri crea meno problemi, vediamo. Quindi se vi ha dato problemi, scrivete qui sotto nei commenti anche il tipo di smartphone che avete utilizzato, può essere molto utile. E niente, questo era un semplice video. A breve arriveranno video su accessori legati ai droni, Air 2S, DJI Mini 2 e altri droni in generale. Arriveranno anche nuove recensioni per quanto riguarda accessori fotografici o per videomaker, ragazzi, vi avviso, roba di alta qualità. Io come al solito vi ringrazio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Vi ringrazio per il supporto, siamo arrivati quasi a 4600, spero di arrivare a settembre ai fatidici 5000, festeggeremo la grande, ragazzi. E che vi devo dire, grazie per essere stati qui con me. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qui su Freddy Tech. Ciao ragazzi.